Salve a tutti, ancora sono qui da solo perché, come sapete tutti quanti, è il Dante, lei alle Olimpiadi dei Soci insieme al dottor Frendolo. Nella pagina della cultura della Repubblica sta spopolando un articolo dove che dice sul web che è un sito in chiama robe di donne e dove che dice che l'Italia è piena di dialetti, però i ganna particolarità rispetto a tutti quei che è nelle altre parti del mondo. Questa devo leggerla perché la particolarità è un po' complessa. Scrive testualmente: i dialetti italiani hanno la capacità di stimolare gli ormoni femminili provocando piacevoli sensazioni nell'organismo dell'ascoltatore. Un'agenzia di quelle lì online, quelle delle, che si vede dopo le 12:30, le 1 del nonno, gliela ha fatto un sondaggio e il risultato che il dialetto più sexy che c'è in Italia è il toscano, subito dopo vei il romagnolo, dopo il romano e zodelli. Io guarda, ho scorso tutta la pagina, no, del dialetto trentino, neanche fino in fondo all'articolo trova. Allora, non te vorrei mica che non sta a approfondire la storia. Go telefona all'agenzia, ma cosa stai contando? Il dialetto trentino non esiste? Certo, ma di. Il dialetto trentino non è nella classifica perché è fuori classifica, è massa sexy. E voilà, così. Sì, però non è il dialetto trentino che è sexy, è il dialetto trentin arches. E voilà, proprio quel di Arco, proprio quel del mio paese. Allora mi sono fermato, io ho quasi ragione. Non te vorrei mica che sia sexy il dialetto di quei di drono. Vengo giù col gerlo con giolgiolet. O quei derivano. Che fet, che get, indovet, ovi. Allora ho detto, provo a mandare in giro per Arco a vedere cosa che succede con le donne, no? Allora, sono andato in giro a fare un bel giro dentro per Segantini, no? E sono fermato una donna e ho detto, quando stifa il gal capel, o che piove, o che fa bel. Poi, le nam brodo di giudole, subito, lì per lì, no? Allora ho detto, aspetta che infermo un'altra e vedo cosa che la mi dice. E ho detto, fidate della volpe e del tas, ma mai fidarte delle donne col cul basso. La masciata d'ora, ma basa su, orco cane, vuol vedere che le be... Aspetto la terza, Dio, almeno, la terza benedis, San Pedro la benedis, no? Arriva la terza e che dico, la pisciata senza un pet, le come un violin senza l'archetto. Madonna, non sono stato in modo di cavarmela, ho dovuto chiamare i vigili per mandarla via. Allora, per finire, c'era anche quella che è più romantica. Sarebbe quella che te che dici a una donna, tira più un pel di gnaula che è una coppia di boi. La gnaula dopo ne cercavo la voi perché i putelotti non regnano ancora a Carosello e i putelotti ancora da Naranana. Bom, allora sai che fago? Che telefono su all'agenzia e che dico, fermi per piacere. Feme è un piacere dover rivedere la classifica perché il dialetto più sexy d'Italia è il dialetto arches e quasi quel di Stranfort, perché il dottor Frendolo mi conta sempre delle monade, dopo me le desmette, no? Però mi pare che quel di Stranfort sia un pelatin meglio di quei zoo del vicolo delle lavandaie. Arrivederci, vi saluto tutti quanti, alla prossima.